Cosa c'entra l'ordine degli avvocati con la sostenibilità ambientale? Allora, gli avvocati di solito vengono immaginati come professionisti che si occupano delle pratiche che hanno sulla scrivania e nulla di più. Invece noi come ordine abbiamo sempre più a cuore gli interessi o comunque i bisogni della società e quindi abbiamo deciso di costituire una commissione che addirittura si occupa di questi temi, la Commissione di Diritto Ambientale dell'Ordine degli Avvocati, e vogliamo dare il nostro contributo alla società sui temi legati all'ambiente, sostenibilità ambientale, e facciamo questo ormai da tanti anni e la nostra partnership con Città Metropolitana è ormai una partnership assolutamente collaudata. Abbiamo fatto tanti lavori di questo tipo insieme e continueremo molto, molto volentieri, perché riteniamo che anche l'avvocato professionista protagonista nella società deve sempre essere più al fianco dei cittadini, perché abbiamo le competenze per farlo e abbiamo le competenze per poter, come per esempio oggi in particolare, spiegare a questi giovani che cosa possiamo veramente fare, perché senza le progettualità, senza mettere in campo le energie giuste e soprattutto le competenze, è difficile che poi si possano raggiungere risultati. E siamo molto contenti di essere qui, ripeto, una giornata fantastica, è una giornata fantastica per parlare di ambiente e soprattutto è bellissimo parlare di sostenibilità a dei giovani, anche perché sostenibilità significa soprattutto futuro, significa soprattutto risorse per le future generazioni che oggi sono qua ad ascoltarci, e quindi sentiamo anche molto la responsabilità da questo punto di vista. A questo punto passo la parola a Roberto Losengo, componente della Commissione Ambiente, che magari aggiunge ancora qualcosa. Una sola aggiunta: la funzione dell'avvocato, perché è importante. Questi ragazzi rappresentano probabilmente la prima generazione che ha un concetto di giusto declinato sulla tutela dell'ambiente. Noi della nostra generazione non ce l'avevamo così marcato. Ora è importante, a fronte della nostra esperienza professionale, far capire anche come questo concetto di giusto debba declinarsi in giustizia. E declinarsi in giustizia vuol dire capire come i principi debbano essere poi trasformati nella norma positiva, perché tutti abbiamo, credo, a mente e a cuore la tutela dei beni fondamentali della nostra società. Poi si tratta però di trasfondere questi principi in diritto positivo, col bilanciamento degli interessi tra le attività imprenditoriali e le esigenze relative alla salute. Sono temi di cui trattiamo normalmente anche nelle cause che trattiamo davanti ai tribunali, per questo la nostra esperienza di avvocati può essere importante, e siamo certi che questa nuova generazione possa benissimo capirlo, perché è la prima generazione che ha la possibilità di declinare questi principi in giustizia, e quindi anche giustizia climatica, in un contesto di universalità.